Allora, visto che si continua ad offendere pesantemente, io vi volevo ricordare che da Telecina a gennaio, prima che cancellino, è stato messo tutto qua. Ragazzi, prendiamola un po' a ridere, ve l'ho detto, quest'anno bisogna riderci su. Visto che mi chiamano miserabile, che mi diano che abito in uno scantinato, questa è la mia piccola palestrina al piano di sotto dove me la sono sudata, l'ho acquistata con i soldi del mio lavoro, no? Non l'ho acquistata sparando le cazzate ai tifosi dell'Inter. Guarda, questo è tutto frutto del mio sudore. Quindi, praticamente, da Telecina cosa ti dicevano per Pavard? Che a gennaio era già stato preso per 15 milioni. Seguimi, poi ti farò sentire un audio di un mio amico che assistì a quel film comico, perché quello è un film comico. Dopo, praticamente, però, cosa è successo? Che la trattativa si era interrotta perché il Paris Saint-Germain non voleva dare all'Inter 15 milioni per Skriniar, ma all'ultimo gliene voleva dare 10. Quindi trattativa saltata, Pavard preso a 15 milioni, mentre ora sarebbe costato 35 milioni. Tra l'altro a Telecina ti dicevano, visto io sono il miserabile, visto che io sono quello dello scantinato, poi vedremo chi è il miserabile, ti dicevano che dopo che era saltato l'affare a 15, Pavard, come Thuram e come tanti altri, non sarebbero più venuti al niente. Ti faccio sentire, per riassumere, un vocale di un mio amico che seguì quella puntata e che stamattina mi ha mandato questo vocale e ve lo voglio far sentire. Prego. Pavard a gennaio l'era bello e preso, stava 15, ora che va a scadenza 2024, sono passati ulteriori 6-8 mesi, quindi chiaramente dovrebbe andare a diminuire i costi, i prezzi, il valore aumentato, ora costa 25-30, però a gennaio l'era preso, però tu l'ha preso perché il Paris Saint-Germain ha abbassato l'offerta per Skriniar, ti voleva dare famoso 15, da voleva da 10. Zanghi gli ha girato il cognome e ha detto no, no, ne voglio. Il signore, no? Dice no, 10 un ne voglio, lo fai da zero. O Zanga, capito? E poi, perché è incredibile, Pavard è preso a 15, costava 15 a gennaio, a fine agosto, di mano costa 25-30. È raddoppiato. E va a E poi e ti chiama il metaverso a te. No, ma guarda, lei è clamorosa. E la gente No, dice: ma dovuto stoppare perché ha capito chi si ha a che fare qui. Questa gente ti aveva detto che il fascicolo di Thuram era chiuso, non sarebbe mai arrivato all'Inter. All'Inter interessano tutti tranne Thuram. 72 ore dopo Thuram lo ufficializzano all'Inter. Capito da chi vengo definito miserabile? Capito? I miei figli devono ascoltare uno che mi chiama miserabile a me, uno che dice queste cose qui. Uno che non sa nulla, che illude i tifosi dell'Inter. Capito? Pavarda, 15 era fatta, 15 milioni a gennaio. Non verrà più perché ormai è saltato tutto tra Inter e Bayern. Ora te lo ridava a 30 e ora io ancora non l'ho visto nulla. Vedrai stamattina ti avranno detto che sta per saltare. Vuoi scommettere? Ebbene, ragazzi, ogni tanto lo devo ricordare. Quello dello scantinato sono io. Eccolo qua. Quello che definiscono miserabile perché non sono allineato in cinese. Sono sempre io. Giuse 10 è definito miserabile. I miei figli devono ascoltare uno che mi chiama miserabile. Capito? Che poi senti cosa dice questo qui. Capito? Capito dove si vive? Hai sentito? Vai a rivedere. Prima e cancelli la puntata, vai a rivederlo. Era fatta a 15. Poi dopo il Paris Saint-Germain si è tirato indietro. Non ti do 15, ti do 10 per Skriniar. Zang, no, 10 non li voglio. Lo perde a zero. Zang poi, capito? E poi questa è gente che chiama miserabile me, scantinato maleodorante, fa anche body shaming. Attenzione, questo fa anche body shaming, ma poi lui a me, lui fa body shaming a me. Ciccio Pallone mi chiama Ciccio Pallone. Cioè, io sarei Ciccio Pallone, fammi capire. E te che sei? Te tu sei un mappamondo allora. Te tu sei l'Oceano Atlantico se io sono Ciccio Pallone. Ora, non è che il cinese
Fa un piacere esso mio Cairo prima di andare via, chi dà 35 milioni per Schultz. Ho i miei dubbi. Spero che l'Inter abbia un piano B. Tra l'altro, ragazzi, occhio perché Sanchez andò via anche per problemi con Inzaghi. Hai da gestire delle personalità difficili in panchina quest'anno. Arnautovic, Sanchez, non è gente che ti sta in panchina e stanno zitti. Occhio, te lo dico subito. Occhio. Comunque, miserabile. Miserabile, no, miserabile è lui, non sono io. Quello dello scantinato. Va bene, Ciccio Pallone sono io. Io ho capito, lui che chiama me Ciccio Pallone. Io sono Ciccio Pallone. Dimmi te, il che l'è lui se io sono Ciccio Pallone. Ciao Vito, ci becchiamo dopo.